ragazze, sono Dana di Blossoms In e oggi sono da Viridea. Perché? Perché c'è ancora la pianta del mese e oggi parliamo di garofani. I garofani sono dei rubacuori e adesso vi racconto perché. Secondo una tradizione nordica, il giorno delle nozze la sposa deve tenere un garofano all'interno dei suoi vestiti e successivamente lo sposo, frugando, lo deve ritrovare. Troppo rubacuore. A me piace viaggiare e a voi, ma oggi invece rimaniamo in Europa perché è proprio il paese d'origine dei garofani. Europa e Italia. Poi ci sono alcuni garofani che provengono invece da molto più lontano, che è Cina e Giappone, ma di quelli non ne parliamo oggi. Esistono i garofani detti dei poeti ed è questo che è il Dianthus barbatus. E poi c'è il garofano dei fioristi che invece si chiama Dianthus cariophyllus. Esistono fiori semplici e fiori doppi, fiori a margine intero e fiori a margine sfrangiato. Guardate che carini, sono troppo belli questi poi con queste sfumature. Adesso devo scegliere quali portare a casa per il mio davanzale, anzi per i miei 4 davanzali. Comunque girare da Viridea è spassosissimo. I garofani amano il sole, non temono il freddo, ma bensì temono il gran caldo. I fiori, una volta appassiti, vanno rimossi per stimolare l'emissione dei nuovi boccioli. Non gli piacciono i ristagni d'acqua, per cui dovete inserire all'interno del terriccio un po' di argilla espansa, e preferiscono i terreni acidi. E non ultimo, avete presente quella spezia che si chiama i chiodi di garofano? Non c'entra niente con i nostri garofani. I chiodi di garofano provengono da una pianta asiatica che si chiama Eugenia cariophyllata. Vi piacciono? Sono i miei 4 davanzali con i garofani rosa. E ora un regalo per voi. Lo sfondo del cellulare da scaricare in download. Ciao e alla prossima pianta del mese.